Ciao a tutti cuoricini, benvenuti in questo nuovo video. Siccome in tanti mi avete richiesto questa tipologia di video, ho deciso di portarvela per ogni mese. E questo infatti è i preferiti del mese di giugno. Direi di iniziare subito con le canzoni del mese. Allora, per questo mese ho tre canzoni, di cui la prima è Stories d'amore di Gesto, penso si pronunci così, e fa così. Ma non mi scrivi mai, ma quanto sono belle quelle foto che ti fai. Ai 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 ai, ti staccherò il wifi. Una storia così triste, sai, di come non ci son viste mai. Se l'amore non esiste, dimmi perché mi sento triste. Ecco, questa è la prima canzone. La seconda canzone è British della Dark Polo Press e fa così. E questa canzone è dedicata pure a una mia amica che si chiama Camilla. La terza canzone è Macamoon di Kalash e Sfera Ebbasta, che è il remix della versione originale. Non mi passiamo a prendere col Range Rover, dove Balenciaga nuova tipa con me. Più mi dico mi fa schifo, più io penso vabbè. Ordinando champagne sugli Champs-Élysées. Macamoon bitch, yeah. Ma che tu sia, parli troppo, non sei un uomo, sei una bussia. Nella zona fra c'ho i movimenti giusti. Ecco, queste erano le mie tre canzoni preferite del mese. La prossima domanda è serie TV del mese. Come serie TV ho sempre Teen Wolf, perché devo ancora finirla, sono alla quarta stagione. E devo dire che rispetto all'inizio mi sta piacendo di più. Non ancora del tutto, perché ci sono varie cose che non mi convincono al 100%, però devo dire che si sta facendo più interessante. Prossima domanda, prodotto make-up del mese. Come prodotto make-up del mese ne ho uno, e è un lip gloss della Kiko su un rosellina chiaro, che comunque fa l'effetto di come ce l'ho io addosso. Non ha un colore particolare, non è forte, è trasparente, quindi non si vede praticamente. Però secondo me ha qualcosa che, non so, ha qualcosa di bello. E l'ho preso 3 anni fa, però penso ci sia ancora. La domanda successiva è profumo del mese. E per questo mese vi propongo questo profumo, che è l'acqua dell'Elba, che ho preso quando sono andata all'Elba, cioè ogni anno. Però l'ho presa l'anno scorso. Questo profumo è reperibile solo all'Elba, penso, perché nelle altre profumerie non l'ho mai visto. Oppure potete prenderlo su internet. Non ho idea di quanto costi, perché non me lo ricordo. Comunque ha una fragranza tipo marina. Cioè, non è tipo floreale, cose coi fiori. È più su acqua del mare. E penso che per l'estate sia un buon profumo. La prossima domanda è accessori del mese. Allora, questo mese sono andata in fissa con gli anelli e quindi ho 2 anelli da farvi vedere, che è questo qua con sulla E, che ho preso in un negozio qua a Rovereto che si chiama Capsule. Ci sono con su tutte le lettere, quindi chi è di qua può andare a prenderlo con la sua lettera. E questo anello che ha un cuoricino qua, che ho preso sempre alle Capsule. Questo non sono sicura ci sia, perché faceva parte di un braccialetto e quindi non sono sicura. Questi erano i miei 2 accessori del mese. La prossima domanda è cover del mese. E per questo mese vi propongo questa cover azzurrina chiara, che ho preso dai cinesi qua a Rovereto. Non mi ricordo bene quanto l'ho pagata, mi sembra 3 euro. Mi sembra. E questa cover mi dà un'idea di estate. Quindi per questo mese ho messo solo questa cover,
A volte anche quella dell'Apple, però ho usato molto di più questa questo mese. Un'altra domanda è acquisto del mese. E come acquisto del mese ho questo completo di Tommy Hilfiger, che ho preso a Milano. C'è anche sul sito, quindi non serve per forza andare a Milano per prenderlo. C'è sia sul sito che penso anche negli altri negozi di Tommy Hilfiger che sono nelle altre città. E è bianco, che c'è anche blu e rosso se non sbaglio. È bianco con una retina qua, un po' trasparente. Qua c'è scritto Tommy Hilfiger con il logo in centro. E le mutande sono fatte così, sempre con la scritta e il logo in centro. E con qua il pizzo. Le mutande mi sembra che le ho pagate 19 e il top mi sembra che l'ho pagato 25 o 26, non mi ricordo bene, penso queste cifre ma non sono sicura. Penultima domanda, scarpe del mese. Premetto già che queste scarpe possono piacere come non piacere, quindi nei commenti non iniziate a scrivermi che scarpe oscene, ma dove vai con quelle cose, perché a me piacciono e se piacciono a me non devono piacere per forza a voi. E comunque sono queste ciabatte. Sono della marca Victoria, hanno il pelo grigio e ci sono anche rosa e bianche, ma non di Victoria della Puma, perché io le ho prese in un negozio a Trento che si chiama Incontro. Le ho pagate 25 e niente, io adoro queste ciabatte, sono comode, non fanno caldo anche se hanno il pelo, quindi io le metto ad andare in giro in estate e le userò per stare a casa in inverno. Però non fanno caldo, ma non tengo neanche freddo. Cioè, potete metterle tranquillamente. Ultima domanda, capo d'abbigliamento del mese. Per questo mese ho due capi d'abbigliamento, che sono questi jeans, tutti strappati, che ho preso nel negozio di mia nonna, 2 anni fa o 1 anno fa, non mi ricordo bene. Comunque, se vi interessa, il negozio di mia nonna si chiama Sharazad, è a Rovereto vicino alla Scout, quindi per quelli di Rovereto, forse anche quelli di Trento, possono sapere dov'è. Comunque se vi interessa, delle cose belle. E come secondo capo d'abbigliamento ho questi pantaloni rossi che sembrano larghi, però non sono larghi, ve lo giuro, non sono larghi, sono molto aderenti sulla gamba. Questi invece li ho presi nel negozio di mia zia, che è sempre a Rovereto, quindi per quelli di Rovereto possono sapere dov'è. È vicino a un bar che si chiama Grisi, se non sbaglio, Grisi mi sembra. Comunque il negozio si chiama Funky e questi pantaloni sono di Imperial, che c'è anche il sito di Imperial, quindi se volete potete prenderli anche sul sito, però per quelli di Rovereto possono andare a prenderli là. Non so se avete capito dov'è il negozio, comunque per maggiori informazioni scrivetemi in direct su Instagram. Questo era il video dei preferiti del mese di giugno. Commentate con hashtag prefediluglio se volete anche il video dei preferiti del mese di luglio. Volevo salutare 2 persone. La prima è una mia amica che si chiama Beatrice. Ciao Bea! E la seconda persona che volevo salutare è una persona che ho preso totalmente a caso nello scorso video, perché avevo fatto la domanda che canzone sto usando nel Musical.ly e scorrendo tra i commenti ho preso la prima che mi è venuta e è Alice Segato. Ciao Alice e bravo per aver indovinato la canzone. Come sempre nell'info box vi lascio tutti i miei social e vi lascio pure quelli del mio ragazzo Alessandro Losti, andatelo a seguire perché sennò mi arrabbio. Peace and love, bacini a tutti, che mi odia tutti i video, che mi supporta, che ha pazienza. Commentate qua sotto se volete essere salutati nel prossimo video e commentate sempre con prefediluglio, voglio che spacchi qua su YouTube e ci vediamo nel prossimo video.